Troppo tardi della reale consistenza della nostra scorta. Mi sto immergendo su un panettone di granito con una spaccatura orizzontale che lo attraversa dalla sommità fino alla base. Lo spacco è frequentato da un branco di corvine che di solito stazionano all'imboccatura. Occasionalmente vi ho catturato anche alcune cernie di non grosse dimensioni, con il vantaggio di non avere mai trovato difficoltà nell'estrazione. Questa volta le corvine non ci sono. Vediamo se la fortuna mi aiuta nell'incontro con una cernia. La cernia c'è, ma è troppo piccola. L'ho valutata tra i 2 e i 3 kg. Lo spacco profondo verso il quale mi sto dirigendo attraversa dalla sommità alla base il cappello di una secca al largo di Capotesta. Scendo muovendomi a ridosso del bordo per non farmi vedere e sentire dal pesce. Approfitto della copertura per dare ancora un'occhiata in giro. Ecco un'altra scena di agguato in profondità. Inizio con una perlustrazione quasi orizzontale. In lontananza ho notato il bordo di uno scalino. Decido di esplorare la zona più fonda al di là di esso. Così al riparo la mia presenza non è percepita e posso aumentare l'andatura. Ho notato un'orata e mi assicuro che l'operatore mi abbia seguito. Questa è la dimostrazione che in profondità l'orata è molto meno diffidente che in poca acqua. Veramente sarei riuscito quasi a baciarla sulla bocca perché era